Buongiorno! E benvenuti in un altro video di Famiglia in Valigia. Siamo tutti un po' assonnati perché ci siamo appena svegliati. Stiamo andando a Maratea. Adesso si parte! 1, 2, 3, 4! Famiglia in Valigia! C'è anche un'altra sorpresa. Visiteremo non solo la grotta che si raggiunge in nuoto, ma anche la spiaggetta piccolina, tipo un isolotto. Della grotta c'è ancora un'altra cosa da dire, ma che non vi sveliamo adesso. Giusto. Ecco, quindi se siete curiosi, continuate a vedere questo video. A dopo! Eccoci arrivati a Maratea. Quella lì in fondo che vedete è una grotta. All'interno si può entrare. Eccola lì, dopo ci addentreremo in quella grotta oscura. Si narrano molte leggende su quella grotta. Quindi se volete scoprirla, continuate a vedere il video. Adesso mi toccherò. 3, 2. No! Carmi, cosa ne pensi di quest'acqua? Bellissima! Vuoi dire qualcosa? Ragazzi, una maschera di Elisa si è persa. Felicità. Come se... felicità? Si è persa la maschera, felicità. Vabbè, lei è quella di Elisa. Era un signore perduto. Si era perso un signore. La moglie di questo signore, che si chiamava, come si chiama? Non lo sappiamo. La moglie ci ha chiesto aiuto e non sapevamo perché. Perché è entrato nella grotta e non è più uscito. Ah, proprio la grotta, quella maledetta della storia, proprio quella lì. Se vedete il video, c'è la postiamo sul canale. Comunque, e non poi, trovava più il marito. Non cercano nella grotta Luigi. E Luigi non c'è. Andate nella spiaggetta, Luigi non c'è. Però la casa non ci aspettisce. E tutti si sono cominciati a preoccupare, a spaventare. Sapete dove era? È entrato nella grotta. Vedi quel passaggio che è andato là, è andato sotto. È andato dall'altra parte. È entrato e non sapeva che qua c'era un'altra uscita. Perché non si vede? Perché c'era questa... che c'era più la piccolina e poi quella gigante, non lo sapeva. E quindi stava là dentro da un'ora e mezza. Da un'ora e mezza? E noi abbiamo cercato dappertutto, io pianto perché ho detto, ma io, anche se sono delle persone che non conosco, le voglio comunque bene, perché certo. La vita è di tutti. La vita è di tutti, è certo. Siamo arrivati a questa spiaggetta, raggiungibile solo in questo modo. Acqua fantastica, posto caraibico. Siamo all'interno della grotta. Qual è la leggenda di questa grotta? Tanto tempo fa, qui non c'era. In questa grotta morì, le sue ossa vennero messe nella conca bianca, il colore delle ossa. La leggenda narra che chiunque si siederà sul covo delle ossa sarà maledetto per l'eternità.